hanno pensato questo ciclo di riflessioni sopra Max Weber. La motivazione estrinseca è che quest'anno sono 100 anni dalla morte, e quindi la Fondazione Gramsci, organizzatrice, e l'Archiginnasio, che cortesemente ci ospita, ci mettono a disposizione lo staff, ci mettono a disposizione i collegamenti, questa splendida sala, per la prima delle tre occasioni di riflessione comune su Max Weber. Mi è stato chiesto di introdurre i lavori con una piccola relazione che ho voluto intitolare alla questione: in che senso Max Weber è un realista? Qual è la realtà di cui parla Max Weber? Allora, un mucchio di anni fa, 40, io ero interessato a parlare con un importantissimo professore, e lui era interessato a parlare con me, un importantissimo professore della Cattolica a Milano, illustre, e io ero relativamente giovane, e mi riceveva in questo suo studio, avendo lui alle spalle gigantografie di un certo numero di pensatori politici, ritratti o in alcuni casi vere e proprie fotografie. Erano, vediamo un po', Tucidide, Machiavelli, Gaetano Mosca, Max Weber e Carl Schmitt. Erano, a sentire lui, e non solo lui, i giganti, i caposaldi del cosiddetto realismo politico. Il realismo politico è un'entità scientifica, secondo il mio parere, molto dubbia, e benché goda di ottima fama, e quasi nessuno osi mettere in discussione la sua esistenza e il suo significato. Secondo me c'è molto da discutere. Se fosse vero, ecco, diciamo così, di solito si sostiene che i realisti politici sono quelli che hanno scoperto o hanno creduto di scoprire delle leggi o delle regolarità o dei lineamenti fondamentali, sia pure grossolani, dell'agire politico, lineamenti fondamentali che hanno a che fare con la natura umana, con la natura del potere. E allora me lo sono chiesto in altre circostanze, su Machiavelli e su Carl Schmitt in forma estremamente radicale, arrivando alla conclusione che non si sa che cosa voglia dire realismo politico. Su Weber adesso provo a dirgli due parole. Certo, di leggi, la questione delle leggi, la scoperta di leggi, quando si parla di leggi si parla anche di una scienza capace di decifrare, di intercettare, riconoscere quelle leggi. Allora, da questo punto di vista Weber è una persona estremamente accorta e sa bene, è tutto interno a una serie di dicotomie che sono tipiche della cultura guglielmina, e fondamentale quella fra Verstegen, Clare,
a scienze nomotetiche, scienze ideografiche. Cioè, era ben noto via scuola kantiana sud-occidentale, via Delta, cioè storicismo, che se anche si può parlare di scienze dello spirito, queste sono completamente differenti rispetto alle scienze della natura. Se si volesse decifrare in qualche modo la realtà per Weber, noi, partendo dal punto di vista metodologico che lo ha ossessionato per decenni, partendo dal punto di vista metodologico, dovremmo mettere l'accento sulle due parole delle quali è fatto il titolo della sua opera maggiore, che non è sua, ma insomma è di sua moglie, che Economia e Società, e vedere nella prima, nell'economia, un sinonimo in pratica di ciò che viene prodotto dal consapevole agire umano, e nella società, nell'economia, ciò che viene prodotto dal consapevole agire umano è il centro di questo agire, è il soggetto individuale. Weber sta dentro il cosiddetto individualismo metodologico. E dall'altra parte la società è l'insieme delle interazioni interumane e delle configurazioni in qualche modo preesistenti all'agire del singolo, configurazioni di potere, configurazioni istituzionali. Che possono essere interpretate come qualcosa che si pone davanti al singolo come un'oggettività, benché siano esse stesse prodotte da un'infinita serie di azioni soggettive. Questa oggettività, questa realtà, non può essere studiata attraverso scienze che abbiano gli stessi procedimenti delle scienze naturali. Lo strumento perché è troppo complesso. Lo strumento attraverso il quale questa realtà viene studiata è lo strumento dei tipi ideali e dell'orientamento e alla ricerca da una parte e dall'altra alla ricerca dei significati che nel tempo, nel corso della storia, i soggetti hanno dato al loro agire, nella impossibilità di riprodurre, tuttavia nella consapevolezza che chi agisce, agisce orientandosi verso un certo significato, verso senso e o valore. Allora, tutto ciò lo si costruisce in un qualche modo, in modo e non arbitrario, naturalmente, si suppone, si spera, ma certamente con l'idea di fondo che la realtà sociale non è riproducibile nel pensiero. Appunto, il tipo ideale non è un'idea, non è una realtà di pensiero che sia al tempo stesso una realtà storico-sociale. Non esiste una realtà di pensiero che sia al tempo stesso una realtà storico-sociale. Il soggetto e l'oggetto, il logos e la praxis, non vanno insieme, non ci stanno insieme. Non ha senso pensare. Lo scienziato può ricostruire attraverso infinite mediazioni e infinite immersioni nella specificità più individuale che riesce a determinare. Al tempo stesso, attraverso uno sguardo storico di lungo periodo, può formarsi degli strumenti, tipi ideali, attraverso i quali organizzare una ricerca storica che non sarà mai una ricerca capace di determinare le cause. Tu non potrai mai dire nel campo della ricerca storico-sociale
L'evento X, la serie di eventi X, ha causato la serie di eventi Y. Non è così. Potrai al massimo arrivare a delle ricostruzioni dotate di un minimo di probabilità. E ovvero sia a ragionare non in termini di causazione diretta, ma in termini di possibile imputazione causale. Possibile imputazione causale. Cioè, è importante, cioè, vuol dire che siamo dentro alla crisi non solo del positivismo, che è vero, ma siamo dentro alla crisi di qualcosa di più grosso. Cioè della grande prestazione del pensiero tedesco, filosofico, idealistico, ma cioè, secondo la formula di Hegel, la sostanza è soggetto, che, come dire, è una bella pretesa, ma vuol dire tutto quello che ci passa l'esperienza l'abbiamo fatto noi e lo possiamo capire e ricostruire. Non soltanto questo, non soltanto l'analoga, o comunque, secondo molti, analoga disposizione del socialismo, che dice sostanzialmente la stessa cosa, tutto quello che ci passa davanti è un'esperienza costruita che può essere conosciuta e rovesciata. No, ma anche quel tipo di sapere che ha sostituito in Germania, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento, la filosofia come sapere guida, cioè il sapere giuridico. No, non è vero che esiste una trama razionale della realtà, nemmeno se questa trama è la trama del diritto. Il diritto, per carità, è una forma ordinativa fondamentale della realtà, ma non esiste una intrinseca giuridicità della realtà, che era invece il presupposto ovvio della Allgemeine Staatslehre, cioè Gerber e Laban, erano dei positivisti che però, positivisti giuridici, che sostenevano che lo Stato portava ad evidenza l'intrinseca giuridicità della realtà. Per cui, poi, il positivismo in senso stretto, cioè il metodo scientifico applicato alle scienze sociali, beh, nulla di tutto ciò è imputabile a Max Weber. La realtà a cui si riferisce si fa piuttosto evanescente. In ogni caso, è una realtà da raggiungere attraverso strumenti che devono essere molto più sofisticati e al tempo stesso molto più incerti degli strumenti, dei saperi, che per lui sono i saperi che sono alle spalle di una o due generazioni precedenti. Ora, gli esiti della nozione weberiana di scienza, è stato detto che mostrano una certa affinità con il probabilismo, tipico della meccanica quantistica. Cioè, siamo dentro un universo che è un universo in dissoluzione. Weber è molto più un pensatore della crisi che non un pensatore della trionfante ragione occidentale. È il pensatore che sta all'interno della sconnessione, che pensa una sconnessione fra logos e praxis, fra soggetto e mondo, che pensa la perdita irrimediabile, sostanzialmente, dell'umanesimo idealistico, che è l'essenza della cultura tedesca. Su questo punto insiste molto l'ultimo libro di Massimo Cacciari su Max Weber, Il lavoro dello spirito. La cosa interessante è dire, beh, com'è possibile che se le cose stanno come dici tu, io peraltro lo dico molto all'ingrosso, venga considerato un realista, se è così sofisticato, se il suo pensiero è così attraversato dal,
dal dubbio sull'esistenza di ciò che va studiato. Non è quel dubbio sull'esistenza, ma è il dubbio sulla riconducibilità a una ragione. Che cosa c'è che ha reso possibile l'interpretazione di Max Weber come un realista? Benché non un realista ingenuo, eccetera. C'è una delle sue grandi scoperte. In realtà questa sconnessione è l'inizio, è il punto di partenza. E non se ne libererà mai. Poi alla fine della sua carriera, proprio chiamerà la struttura tragica del mondo. Ma insomma, questo è l'inizio. Nel corso della sua mostruosa ricerca, la capacità di lavoro di quest'uomo era impressionante, tenuto conto che passava più tempo in clinica che all'università. La scoperta con la quale si è misurato continuamente, lui, individualista metodologico, lui, assertore della imprendibilità razionale delle strutture sociali, si è accorto continuamente, con sempre maggiore certezza, che esiste uno spirito oggettivo, cioè che le logiche soggettive dell'azione si coagulano in qualche cosa che si può chiamare spirito oggettivo, basta che non si pensi che questo è uno spirito che si autogiustifica, cioè ha tutte le contraddizioni e tutta la imprendibilità razionale di fondo che abbiamo detto, e tuttavia esiste, e tuttavia è un sistema di azioni che si sono fissate in istituzioni che esercitano coazione. Non è che l'individualismo metodologico dice che il soggetto se ne gira libero per il mondo facendo quel che gli pare. Dice che la logica dell'agire è una logica individuale, ma le logiche individuali hanno prodotto un mondo che è di difficile comprensione, di impossibile razionalizzazione integrale, e tuttavia è un mondo che c'è. Cioè, le logiche soggettive formano uno spirito oggettivo, nel senso che di fatto continuamente l'esperienza è questa, che i poteri sociali esistenti si formano, impongono i loro ordinamenti e rispetto ad essi i singoli si trovano in posizione di dipendenza. Perché? Ecco, perché questa struttura della realtà è una struttura complessa, non riducibile a ragione, completamente studiabile, per carità, attraverso alcuni tipi ideali, e soprattutto è una struttura percorsa, ecco, percorsa da potere, fatta. Sì. La sostanza di cui è fatto il mondo è il potere, altro che soggetto. Il potere che potere è il potere dei soggetti, dei singoli, però diventano gruppi e impongono forme di dominio, tutte forme di dominio mobili, contingenti, transitorie, finché volete, ma ci sono. Ora, voi capite, mi immagino, che quale sia dietro questa scoperta molto lucida, quale sia l'autore vero che viene nominato in modo così enfatico nelle ultime sue conferenze. L'autore Nietzsche. Realismo politico spesso non significa tanto scoperta delle leggi dell'azione politica, ma significa scoperta della ineluttabilità dei rapporti di potere, che la politica è fatta di rapporti di potere, possono essere diversissimi, configurarsi con le logiche più diverse, le modalità più diverse, le giustificazioni, le legittimazioni più diverse, ma insomma
l'inizio, ecco, all'inizio non c'è logos, all'inizio c'è macht. Questo non vuol dire che uno è necessariamente un imperialista, autoritario, fascistoide, non c'entra niente. C'entra l'idea che non riesce a distinguere il reale alla luce di una ragione che ne dia ragione, ma riesce a captare le diverse configurazioni di potere, che sono configurazioni soggettive, che però assumono nella storia pesi, formazioni, costituzioni che non saranno oggettive, ma insomma quando te le trovi davanti sono dei muri, sono delle strutture. È da qui che viene fuori quell'espressione che in realtà voi mutua da Hegel, dal quale non si sfugge facilmente, quell'espressione che lo ha reso celebre, no? La gabbia d'acciaio. Quella gabbia non l'ha fatta il destino, non l'ha fatta la provvidenza, la gabbia umana. Vuol dire che il paesaggio storico, sociale, economico è un paesaggio che riduce gli ambiti dell'azione, è fatto di azione e al tempo stesso ne riduce gli spazi. Soggettivazione e oggettivazione vanno insieme. Ed ecco uno dei motivi per cui Max Weber è stato per anni inviso, per decenni, inviso alla sinistra, particolarmente ai francofortesi. Perché dice, se tu scopri che la soggettivazione è anche oggettivazione, vorrai dare un nome a questo processo? Guarda che questo processo si chiama alienazione nel senso più banale, meglio ancora reificazione capitalistica. Lo vuoi capire che non è naturale questa cosa? Nessuno gliel'ha detto in vita questa roba qui, gliel'hanno detta per decenni dopo morto. O il contrario gli veniva detto dalle destre, ad esempio da Erich Fegerin, che è un austriaco che è stato allievo di Kelsen, che poi ha preso la sua strada e che ha passato una parte della sua vita a spiegare che la crisi delle scienze sociali è colpa di Max Weber, il quale ha sostenuto che gli esseri umani agiscono in nome perché sono motivati da valori e che al tempo stesso la scienza, le scienze sociali, la scienza politica in particolare, non deve agire essendo mossa da valori, deve al massimo tentare di individuare l'orientamento al valore degli attori, ma la scienza non deve avere valori. Il che, nella testa di Fegeri, ma non soltanto, cioè, diciamo di un filone di pensiero francamente antimoderno, rendeva Weber il principe dei nichilisti, che del resto sta benissimo insieme alla discendenza abbastanza chiara dell'ispirazione filosofica fondamentale di Weber, da Nietzsche. E voi avete da una parte l'accusa di cecità, di naturalizzazione dei processi di potere e dall'altra l'accusa di esaltazione acritica dei processi di potere senza che ci sia la capacità del sapere, dello scienziato, di ragionare in termini di gerarchia di valori. Uno dei maestri di Weber lo faceva, Rickert lo faceva, i valori sistemati in modo gerarchico li conosceva. Quello che Weber non prende da Rickert è effettivamente questo. Cioè, i valori sono il movimento, sono ciò che mette in moto le azioni umane, certo, però io come scienziato non ho interesse, la scienza non si fa
assumendo un valore. La scienza la si fa assumendo un atteggiamento verso il libro. Allora, a fronte di tutto, il risultato primario di tutto ciò è che la marcia della ragione nel mondo non c'è. Ci sono dei processi tipicamente occidentali che sono processi di razionalizzazione dell'esperienza. E al tempo stesso, questo è il punto, razionalizzazione dell'esperienza, razionalizzazione dell'agire. Sono anche processi di decostruzione di ogni oggettività. Il disincanto, insomma, la parola chiave, il vedere il mondo senza incantesimi, nasce in un certo modo, adesso lo vediamo, per certi motivi, in un certo spazio, dentro una certa cultura, e più procede, più è una forza che dissolve gli ordini. Non in forma, certo, poi ne forma di nuovi, ma quelli formati nuovi non avranno mai la consistenza, ecco, di quelli dai quali abbiamo preso le mosse. Esempio, lo Stato moderno. Lo Stato moderno sembra molto consistente. No, in realtà, quando va bene è molto efficace. Da che cosa nasce? Che cos'è lo Stato moderno? È il prodotto di processi specifici che hanno la loro origine, dice Weber, dentro i comuni, medievali, attraverso delle soggettività che lui chiama politici, intervenendo gruppi politici, portatori di un potere illegittimo, cioè di un potere che non si giustificava attraverso le forme della legittimità allora vigente, ma attraverso sostanzialmente se stesso. Dietro lo Stato c'è la dissoluzione dell'ordine medievale, cominciata in età molto risalente. Una dissoluzione che marcia ancora più veloce quando la riforma, vedrai, ecco, quando la riforma dissolve quella serietà oggettiva estremamente efficace che, secondo Max Weber e già secondo i protestanti, era la Chiesa cattolica, e il suo modo di pensare all'esperienza umana. La riforma nella testa di Weber, che in questo poi era all'interno della grande religione dei dotti tedeschi, che è il protestantesimo come via attraverso la quale il soggetto si libera. Nella testa di Max Weber la riforma aiuta alcuni soggetti a essere capaci di critica e erode, ecco, aiuta ad erodere oggettività. L'età moderna è una continua erosione di oggettività attraverso l'azione di singoli, che è un'azione ordinativa, razionale, ordinativo, certamente, per carità. In questa azione si distinguono due linee parallele, non voglio dire convergenti, perché le parallele normalmente non convergono. Due linee parallele non, ecco, non intrinsecamente ripugnanti l'una rispetto all'altra. Questa, ad esempio, è una delle grosse differenze fra Max Weber e Carl Schmitt. Sono la linea della razionalizzazione della politica e la linea della razionalizzazione dell'agire economico. Non sono la stessa cosa. Lo Stato non è il capitalismo. Lo Stato non è capitalismo, quindi non è neanche
la sovrastruttura che i borghesi si sono inventati, cioè esiste una specificità della politica, che è la specificità che consiste nel fatto che nella politica il potere si manifesta in forma primaria. La politica è la dimensione in cui il potere si manifesta in forma primaria attraverso l'agire di soggetti, di gruppi che lo organizzano in modi diversi. Ci sono le tipologie del potere, no? La tipologia, c'è il potere tradizionale, il potere razionale burocratico, e tanto per far vedere che non è vero che il potere riesce a Non è vero che si riesce a stringere e costringere il potere all'interno della ragione, cioè è impossibile trasformarlo in burocrazia, in procedura. Ecco, la terza forma di potere, quella carismatica. La presa diretta del potere sulla realtà, il luogo, la dimensione in cui si manifesta l'essenza potestativa dell'esperienza umana è sicuramente la politica, e questa essenza potestativa si manifesta sempre più chiaramente quanto più vengono erose le condizioni di stabilizzazione del potere, la tradizione, e ciò avviene attraverso, ripeto, processi specifici. I gruppi politici che dall'interno dei comuni mettono il potere in circolazione, e poi la riforma e implicitamente le guerre civili di religione e la costruzione di uno Stato moderno che è tanto più efficace quanto meno è tradizionale, cioè quanto meno si legittima attraverso il ricorso a categorie oggettive della tradizione. Ma tutto lo sforzo di Hegel era di fare dello Stato moderno una realtà, come dice la parola, stabile, cioè fare i conti con quello che c'è dentro lo Stato moderno. Mentre lo sforzo di Max Weber è di dimostrare che lo Stato moderno è una delle forme del potere che in Occidente si presenta così, perché l'Occidente ha in sé logiche di dinamismo specifiche, dimostrabili. Logiche di dinamismo che sono di disincanto e di erosione. Più disincanti, più vedi che il mondo è abbandonato da Dio. E questo è il potere politico. A fianco di esso, interagente con esso, c'è il potere, c'è la dimensione della vita economica. Anche qui, come il potere politico è una questione di soggetti, cioè di un capo, del suo seguito, della capacità di questo capo di vincere i conflitti e di stabilizzare la propria egemonia, di dare ad essa una configurazione ordinata, il diritto. Weber è un positivista giuridico da questo punto di vista. Non crede nell'intrinseca razionalità della società, crede nel fatto che qualcuno pone il diritto. Così, dall'altra parte, c'è il processo di produzione capitalistico che ha un'origine individuale. La famosa tesi dello spirito protestante. Un'origine individuale con la quale Weber ha lungamente combattuto, prima sostenendo che non si può in alcun modo far nascere il capitalismo dalla riforma, ma al massimo si può dire che i riformati credevano, quando agivano economicamente, di meritarsi anche la salvezza, che è un discorso di un certo tipo. Però in altri luoghi, Weber ha detto invece, che c'è proprio una imputabilità causale fra lo spirito protestante e l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. E che non si capirebbe l'esistenza del capitalismo se non ci fosse il motore della riforma, che è un caso in cui la cultura agisce sulla società, sull'economia.
evidentemente stava facendo molta fatica a capire qual è questo nesso benedettissimo che è imprendibile, imprecisabile. Ma certamente è più la tesi di Weber, che c'è qualche cosa di più che non la semplice credenza degli attori capitalistici e protestanti di salvarsi attraverso l'ascesi intramondana. C'è qualcosa di più. Cioè, perché ci sia il capitalismo ci vuole una tesi di Weber, un soggetto molto attivo, molto dinamico e molto capace di autogiustificarsi, perché poi tirando le somme la riforma è questo. Cioè, ti insegno che non hai più bisogno dell'oggetto fuori di te, di Dio, per trovare una legittimazione alla tua esistenza. La legittimazione è che tu porti dentro di te quell'oggetto e lo fai diventare te stesso. O come diceva Marx, bella forza che il protestantesimo non ha preti, mette un prete all'interno della coscienza di ciascuno. Le due logiche, quella politica che produce lo Stato, che è sempre un prodotto di soggetti interessati, in questo caso soggetti interessati a esercitare il potere, da una parte, e dall'altra la logica del capitalismo, che è il prodotto di soggetti interessati all'utile. E questa è la parte finale dell'esperienza intellettuale e anche umana di Weber. Weber vede che le due logiche sono diverse, ma non sono contraddittorie reciprocamente, sono due lati del razionalismo occidentale. Vede che non convergono, perché le parallele non convergono, però tendono a sovrapporsi e tendono a far sì che la politica venga mangiata dall'economia, e che le due razionalità divengano entrambe razionalità tecniche, cioè che perdono non ogni valore, perché è ridicolo, non ce l'hanno, ogni orientamento al valore, cioè che vanno avanti da sole in forma automatica, l'automatismo. E questo lui lo vede a casa sua, in Germania, oltretutto, riesce a sostenere la tesi che la Germania, per carità, è eroica, è la migliore di tutti, possiede una scienza, è capace di una scienza che nessun altro al mondo riesce a produrre, che era più o meno vero, cioè era l'epoca in cui i premi Nobel li prendevano i tedeschi. Ecco. È fatta di eroi, sono combattenti meravigliosi, però non sanno stare al mondo. Cioè, non sanno uscire dalla tecnicità. Per cui si affidano il proprio desiderio di mettere le mani negli ingranaggi della storia. Weber non si tira indietro, proprio la propria volontà di mettere le mani negli ingranaggi della storia, tradotto, di diventare come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti. Se lo fa, questa volontà sulla quale non c'è nulla da discutere, va bene così. Questo lo affidano alla perfezione della tecnica. Questo, per adoperare il titolo di un libro del fratello minore di Ernst Jung, Friedrich, la perfezione. Bene, la tecnica è perfetta, certo, è il mondo che è costitutivamente imperfetto. E chi crede di stare nel mondo con la tecnica perde, perché non afferra, rifiuta, teme
teme l'irrazionalismo etico del mondo, non lo vede. Cioè non vede che a questo mondo la politica non la si fa soltanto con la responsabilità, calcolando le conseguenze del proprio, provando a calcolare le conseguenze del proprio agire. Come vedete, siamo sempre all'interno di una concezione individualistica, volontaristica della politica, cioè c'è qualcuno che fa politica e che deve essere certamente capace di calcolare le conseguenze del proprio agire, certo. Dopodiché deve, se vuole fare politica nel modo efficace, cioè vincere, ecco, deve essere capace anche di fronteggiare l'altro aspetto della realtà, a questo punto tra tutte le virgolette, cioè l'aspetto della irrazionalità costitutiva, l'irrazionalismo etico, il fatto che in questo mondo i valori ci sono, però non sono fondativi della realtà, non le danno fondamento, stabilità, anzi sono elementi demoniaci, sono il conflitto. E se sei un politico che vuole vincere, a un certo punto devi essere capace di decisione, cioè di fare qualche cosa che non è razionale, che tu fai perché la fai. Cioè la ragione politica convergente con la ragione economica, convergente forse tutte quante con la ragione tecnica, con gli automatismi della burocrazia, della produzione. Questa è qualcosa di superficiale, la potenza della superficie, ma sotto ribolle la immaterialità, la infondabilità della storia. Vedete, è un pensiero politico per grandi potenze. È un pensiero politico in cui la politica è ancora, ha ancora a che fare con il destino. Allora, qui Weber, che è una persona seria, continuamente dice che bisogna sapere che si ha a che fare con questo, da una parte, e dall'altra bisogna sapere che la politica non può passare se non attraverso le potenze della tecnica. Per cui i socialisti, via. Perché i socialisti, via? Perché i socialisti riproducono malamente quello che avevano fatto i borghesi. Non hanno alcuna immaginazione, alcuna idea. Non sanno quello che fanno, credono di essere alternativi e invece sono dentro le stesse logiche. E questa è una posizione reazionaria da sempre, cioè la troviamo come leitmotiv del pensiero reazionario. Di lì a un paio d'anni sono cose che dice Carl Schmitt. Borghese e socialista sono la stessa cosa. Però non come lo dicevano i pensatori della destra, che contrapponevano a questa simbiosi, no? Borghesi e socialisti, lo spirito nazionale, o che so io, ai mercanti contrapponevano gli eroi. Qui la tesi di Weber è: la politica è una cosa seria, deve essere fatta attraverso le potenze che sono a nostra disposizione, che sono Stato, capitalismo, produzione industriale, tecnica, burocrazia, tutto quello che... Dall'altra bisogna sapere che queste realtà, queste procedure, queste modalità non bastano a darci quello che vogliamo, cioè il successo. Non bastano. Detto in un altro modo, che la politica continua ad avere bisogno di un umanesimo possibile. Continua ad avere bisogno di una proiezione in grande di un disegno, di un'idea,
che le persone serie sanno che è impossibile. Mentre i poco seri ci credono e fanno le rivoluzioni come quelle che l'aveva inorridito, la rivoluzione in Baviera, che era fatta da quelli che noi oggi chiameremo fricchettoni, che predicavano un mondo di da figli dei fiori, ecco, aborriva queste cose. Dall'altra, il perfetto tecnocrate, lo sappia, è uno che perderà. Infatti la Germania, che si vanta della sua efficienza impressionante della produzione bellica, no? Con Rathenau che fa funzionare la produzione bellica come un orologio, la Germania perderà la guerra perché non sa fare la politica. La politica non è questa cosa qui, questo è lo strumento della politica. E al tempo stesso non ci si deve montare la testa con la faccenda dell'eroismo, perché non è così che si vince a questo mondo. In questo mondo le opzioni sono autocontraddittorie. Tecnica vissuta con disincanto, agire fondato sulla convinzione vissuto con disincanto. Il termine famoso con cui si chiude su un'opera, no? Non importa continuare. Grande politico è uno che sa che le strade sono chiuse e tuttavia non cede e va avanti. Questo segno di impossibilità e al tempo stesso di estrema consapevolezza colloca bene sicuramente nell'ambito del pensiero negativo, proprio nel momento in cui la mediazione moderna rivela tutta la propria forza e al tempo stesso infondatezza. Lo differenzia da chi è venuto dopo di lui, cioè dal suo vero prosecutore, che è Carl Schmitt. Lo differenzia intanto perché Weber è un protestante e Carl Schmitt è un cattolico, perché Carl Schmitt crede nella incompatibilità di economia e politica, cioè le logiche dell'economia sono logiche che non sono le logiche della politica. Non solo non ci assomiglia neanche, e poi perché Carl Schmitt comincia sostanzialmente dove Weber finisce, cioè nel momento della scoperta della non razionalità dell'agire politico. Anche lì naturalmente c'è l'idea che questa non razionalità non deve essere un pretesto per trasformare la politica in un gioco di fantasia, da cui l'odio di Schmitt, come l'odio di Weber contro i romantici, grande nemico, il romanticismo per i tedeschi è qualcosa di diverso da quello che è per noi. Il romanticismo sta ai tedeschi come Dante sta all'Italia. Entrambi detestano dal profondo dell'anima il romanticismo, che crede che la politica sia letteratura. Ecco, chiudo, perché viene messo fra i realisti politici, non perché creda nella realtà, cioè nella consistenza della politica, ma perché crede che la politica è il destino e che il destino è il potere e che il potere prende la forma del sapere tecnico, dell'agire tecnico, che è una forma ineluttabile e al tempo stesso una forma insufficiente. E non c'è modo di uscire da questa contraddizione. Non è per niente un autore facile e sereno, e la sua utilizzazione negli Stati Uniti, via da Talcott Parsons, come il teorico dei tre tipi di potere, è un'utilizzazione decontestualizzante, parzialissima. Weber sta dentro una crisi epocale. Praticamente la sua vita è quella crisi. E lascia dietro di sé
Lascia dietro di sé una tradizione di pensiero nella quale, sia figlio spurio o figlio naturale, si è dibattuto a lungo su questo, uno come Carl Schmitt si installa abbastanza facilmente, anche se lo stesso Schmitt non muore d'amore per Weber, tuttavia ha frequentato i suoi seminari e il capitolo principale della sua opera più importante, Giovanile Teologia Politica, l'ha messo nella Fanschrift per Max Weber. Naturalmente, sulla secolarizzazione, Max Weber la interpreta come lo svanire della sostanza sotto l'impulso dello spirito soggettivo, e Schmitt su questo ride, perché dice che ci sarà anche lo svanire della sostanza, ma c'è il permanere delle forme argomentative della teologia che sono una gabbia, quella sì, da quella non ti liberi. Weber avrebbe detto, beh, io ho detto che quello svanire della sostanza ha come risultato finale il politeismo dei valori, cioè il proliferare delle sostanze in conflitto. Non stiamo dicendo due cose molto diverse. Se Weber avesse avuto voglia di rispondere a un giovane come Carl Schmitt, cosa che dall'alto della sua cattedra universitaria non avrebbe mai fatto. Bene, io mi fermo e adesso do la parola al professor Francesco Tuccari, che è uno specialista di Max Weber e correggerà tutto quello che ho detto di sbagliato. Grazie per l'attenzione. Bene, spero che mi sentiate.